In attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra il sottosegretario Antonio Catricalà e Mario Pietrakupa sulla legittimità delle decisioni assunte dal Consiglio regionale, mai eletto per decisione del TAR del Consiglio di Stato, gli inquilini di Palazzo Moffa continuano la loro attività, forse per giustificare la lauta ricompensa di oltre 10.000 euro netti mensili. In particolare in questi giorni si stanno incontrando i diversi gruppi consiliari sulla nuova legge elettorale proposta dall'Udeur. L'eliminazione del listino del premio di maggioranza, la possibilità di esprimere due preferenze però con una preferenza di genere, il che significa che si può votare la doppia preferenza o per un sesso o per un altro, ma è nulla la scheda che porta le due preferenze per un'unica rappresentanza di genere, però è comunque possibile esprimere anche una sola preferenza. L'altra novità riguarda lo sbarramento lo sbarramento di coalizione, dove c'è un doppio sbarramento, il 20%, non meno del 20% se ci sono più partiti in coalizione, ma se c'è un solo partito che appoggia una candidatura presidente non meno del 10%. L'altra novità riguarda l'eliminazione della raccolta delle firme per tutti i partiti e movimenti civici che sono presenti al momento in cui si indicano le elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo. L'altro elemento innovativo è l'eliminazione del voto disgiunto. Ma questo Consiglio riuscirà ad approvarla? Proseguirò domani e venerdì con gli altri gruppi presenti in Consiglio regionale. Dopodiché lo sottoporremo ai segretari di partito. Io credo che su questo dobbiamo discutere, cioè sulla volontà di dotarci di una legge regionale al pass elettorale, ovviamente al pass coi tempi e quindi attuale, oppure andare al voto con la legge che, ripeto, è del 1968. Forse è proprio così. L'aula di Palazzo Moffa non potrà più decidere niente di buono, ma poco importa, loro continueranno a percepire le indennità fino all'insediamento del nuovo Consiglio, in barba alla crisi che assilla i molisani.